Il manierismo. Il manierismo è una corrente culturale e artistica di passaggio, direttamente derivata dal Rinascimento e che pone le basi per il successivo stile barocco. Storicamente il manierismo nasce all'inizio del quarto decennio del XVI secolo e, come indica il nome stesso, è caratterizzato da un'arte alla maniera dei, cioè nello stile dei, e lo stile in questione è proprio quello dei grandi protagonisti del Rinascimento. I riferimenti sono in primis artisti del calibro di Leonardo da Vinci, Raffaello e Michelangelo. Gli artisti e pittori manieristi ne riprendono infatti lo stile, in alcuni casi semplicemente ricopiandolo e pertanto comportandone inizialmente un'accezione negativa del termine. Altri invece sono in grado di rielaborare e adattare la maniera al proprio contesto storico e culturale. Il Rinascimento fu infatti caratterizzato dalla centralità dell'uomo e del dominio del rigore scientifico, che nell'arte si tradusse nella rappresentazione prospettica e nella ricerca di naturalismo. Il Cinquecento fu invece costellato da avvenimenti storici che influirono sul pensiero e sulla cultura, modificando inevitabilmente e profondamente l'atteggiamento nei confronti delle arti. Tra i fatti principali vi furono certamente le grandi epidemie di peste, il sacco di Roma del 1527, la scoperta delle nuove Indie, l'America, e la Controriforma, culminata nel Concilio di Trento 1545-1563, al fine di contrastare il protestantesimo promulgato da Martin Lutero. Tali accadimenti misero in discussione l'infallibilità della scienza umana e riscoprirono una nuova religiosità. Questi cambiamenti non poterono ovviamente che riflettersi anche sull'arte. Le figure umane nei dipinti non sono più così naturalisticamente rappresentate e le anatomie si allungano, come nel caso della celebre Madonna dal collo lungo del Parmigianino, dove la Vergine, ma soprattutto il bambino che tiene adagiato sulle gambe, hanno i corpi irrealisticamente allungati, ma non in un'ottica di deformazione casuale o dissennata, ma ossequiosi nella ricerca di una maggiore grazia e bellezza, ma al di fuori degli schemi naturalistici e matematici che avevano ordinato il Quattrocento. Anche il rapporto tra uomo e architettura si è completamente modificato. I resti dell'antichità classica non sono più dei punti di riferimento ideali, ma incombono sull'uomo quasi come un monito. Spesso sono raffigurati ancora prospetticamente, ma in maniera distorta. Anche le linee di composizione delle scene si modificano. La simmetria e la modularità lasciano infatti posto a scene più caotiche, nelle quali i corpi assumono posizioni contorte e tutt'altro che naturali. Un esempio tra i più celebri è la Deposizione di Pontormo. In questo dipinto numerose figure sono raffigurate in movimento, come in un vortice di gruppo. Il Cristo deposto è sorretto da un uomo accovacciato e da un altro che lo tiene tra le braccia, mentre il dolore delle donne si sviluppa in un movimento concitato attorno alla Madonna, che sembra perdere i sensi. Le figure sono allungate in proporzioni impossibili e i colori acidi utilizzati restituiscono un senso di irrealtà, ma al contempo di misticità, creando un'opera di enorme fascino, anche se sideralmente lontana da una raffigurazione naturalistica. Il richiamo al passato, seppur nella sua versione più fantastica, si riscontra anche negli ornamenti. Nelle arti decorative, la cura matematica inerente alla realizzazione prospettica degli oggetti subisce egualmente uno sbilanciamento a favore dell'abbondanza decorativa. Nel XVI secolo si diffonde infatti la decorazione a grottesca, caratterizzata dall'unione di componenti vegetali mischiati a mostruose figure animali o antropomorfe. Vari elementi vengono uniti tra loro per puro gusto decorativo, senza alcun significato o logica concettuale. Vasi, scimmiette, uccelli, putti, fiori e frutta sovrapposti o legati da nastri e volute.
il tutto privo di una matrice artistica comune o di quello che oggi chiameremmo semplicemente un sobrio senso estetico. L'aggettivo grottesco deriva dal luogo nel quale venne scoperta tale tipologia decorativa, ossia le grotte dell'Esquilino, che altro non erano se non la sede della Domus Aurea di Nerone. La grottesca, infatti, assurge all'inspiegabile, è il perturbamento dell'ordine. Le grottesche vennero usate da una moltitudine di artisti, sulla scia dell'enorme fortuna che vi apportò Raffaello e la sua bottega, come nel caso della loggetta del Cardinal Bibbiena ai Palazzi Apostolici in Vaticano, che fu un modello per i pittori fino al Cinquecento inoltrato. Questa tipologia esecutiva divenne anche elemento decorativo nelle cosiddette arti minori, nelle lesene dei palazzi, negli intagli o intarsi degli arredi e nelle lavorazioni in oro di oggetti preziosi. Riassumendo, il manierismo può essere identificato in una corrente stilistica che, se al principio si caratterizza come una riproposizione degli stili dei grandi artisti rinascimentali, prosegue poi distanziandosene sempre più. Le possenti figure michelangiolesche tese in posizioni serpentiformi vengono estremizzate e collocate in posture addirittura sbilanciate, che in qualche modo riflettono l'incertezza e la perdita di fiducia nella scienza e nella natura, che aveva invece contraddistinto l'uomo del Rinascimento.